Però una delle cose importanti che fece verso la fine fu una teoria di formazione, cioè di accelerazione dei raggi cosmici. E lui, in effetti, è la teoria che ancora porta il suo nome ed è l'unica teoria che riesce a spiegare soddisfacentemente l'accelerazione, quindi la produzione stessa dei raggi cosmici, e ha bisogno effettivamente dei campi magnetici, quindi diciamo, aveva previsto quello che poi diciamo, sarebbe stato realizzato, in particolare nell'LHC. Chiaramente quello che è fondamentale è che gli acceleratori a terra sono limitati dalla dimensione e dal costo, perché è soltanto una cosa di puramente di 20 km di diametro, costata migliaia, costata diciamo miliardi di euro, mentre nell'universo abbiamo tutto gratis, no? E le dimensioni sono specialmente enormi, no? Quindi vedete che se noi dovremmo arrivare in questa scala, le energie che dovremmo spiegare dovremmo arrivare quassù, l'LHC è ordine di grandezza inferiore a quello che una semplice supernova riesce a spiegare. Andiamo avanti. Detto in due parole, il meccanismo di Fermi è un meccanismo che si basa sul fatto che, assumendo che esistano delle piccole nubi magnetizzate, no? Di gas magnetizzato nell'universo, cosa che è un'assunzione molto blanda, queste esistono, le particelle, come in un biliardo, sbattono in maniera assolutamente casuale dall'una all'altra, vedendolo deflesse, no? E in questo processo assolutamente casuale, ripeto, come un biliardo, che a differenza di un biliardo, di quello che accade in un biliardo, dove alla fine tutte le palline si fermano, nel caso del magnetico c'è un aumento netto dell'energia dei protoni che sono stati deflessi nel loro moto casualmente da queste irregolarità magnetiche. L'unica cosa che deve essere soddisfatta è che queste irregolarità magnetiche devono muoversi velocemente. Allora, questo qua probabilmente lui ha fatto i conti per benino, li sapeva far bene, e ha mostrato questa cosa qui. Ed effettivamente la domanda era: ma dove troviamo nell'universo queste fluttuazioni magnetiche, no? Che si muovono così velocemente, tali da far sì che il meccanismo di Fermi funziona? La domanda è naturalmente che queste cose esistono, ma per diciamo, dimostrare che esistono facciamo un passo indietro e guardiamo una galassia da lontano. Allora, questa è una galassia, una bella foto di una galassia a disco, che comunemente vengono dette a spirale, ma diciamo più correttamente bisognerebbe chiamarle a disco, in cui vedete che c'è una dimensione, quella radiale, che domina nettamente sulla dimensione spessore. E tra l'altro, diciamo, alcune galassie non hanno neanche questa parte centrale, questo nucleo centrale, quindi si vede in modo galassie di questo tipo, vedete che hanno questa specie di cintura scura, che non è diciamo una mancanza di stelle, è una cintura di polvere che, disseminata assieme alle stelle, in particolare noi la vediamo sulla nostra linea di vista, blocca la luce stellare che viene prodotta all'interno. Quindi diciamo è una cintura di polveri. Questo perché è importante? Perché le polveri, dove ci sono polveri, c'è formazione stellare. Le polveri nelle galassie sono come la placenta, diciamo così, dentro cui si formano queste nidiate di alcune migliaia di stelle. Ma quando si formano le stelle, come nascono le stelle, queste stelle? Allora, queste stelle nascono in una maniera buffa, nascono non come diciamo noi umani, che più o meno entro un paio di chili, no? C'è chi nasce di 3 chili, c'è chi nasce di 7 chili, ma insomma tipicamente un bambino nasce sui 5 chili, eccetera, eccetera. Insomma, no? E cioè, c'è una specie di curva a campana, una gaussiana, diciamo, no? Una curva a campana. Nel caso delle stelle, invece, le stelle nascono con masse che possono andare da un decimo della massa solare fino a 100 volte la massa solare.
E diciamo, la probabilità è data da una legge di potenza, no? Tipicamente. Chissà che una legge di potenza vuol dire che in un grafico logaritmo del numero di stelle verso logaritmo della massa è una linea retta, no? Allora, però cosa succede? Succede che le stelle fino a circa 10 masse solari vivono abbastanza a lungo, no? Più breve la loro vita quanto più grande la massa, perché sono più voraci e si automangiano bruciando e brillando con grande luminosità. Però le stelle al di sopra delle 10 masse solari hanno una fine esplosiva, muoiono come supernove. Come supernove, dopo aver vissuto una vita molto effimera, che si parla nel caso delle stelle veramente massicce, di decine di masse solari, si parla di pochi milioni d'anni, che capite, è niente rispetto alla nostra galassia, che diciamo, la Terra nostra stessa esiste da 5 miliardi di anni, insomma, la nostra galassia esiste da parecchi miliardi di anni. 10 milioni di anni in un ambiente astronomico è niente, cioè vuol dire nascere e morire. Quindi queste stelle, le supernove, nascono e muoiono pressoché istantaneamente, in modo esplosivo. Allora, cosa succede quando c'è un'esplosione di supernova? Bene, innanzitutto, tanto di fare una piccola pausa, un modo per, diciamo, far iniziare una forte, robusta, diciamo, nascita di stelle, molto più forte di quello che accade, molto più intensa di quello che accade normalmente, ad esempio nella nostra galassia, che è una galassietta, che è una galassia abbastanza quiescente la nostra, no? Produce una stella come il Sole all'anno in media. Ne abbiamo 100 miliardi di stelle, quindi capite, una stella all'anno non è molto. Però cosa succede? Quando due galassie come queste si incontrano, cioè si sfiorano casualmente durante la loro traiettoria, a causa di onde, diciamo, di marea, come se si formasse uno tsunami in qualche modo, vengono scatenate delle onde di compressione che comprimono il materiale interstellare, il gas, diciamo, e questo fa sì che si formano stelle in grande quantità. Ma le stelle in grande quantità si formano secondo quella regola che vi ho detto, da 0,1 a 100 masse solari e quindi tantissime supernove. Quindi succede che stelle che producono galassie che producono molte stelle, che hanno un forte tasso di formazione stellare, hanno anche un forte tasso di esplosione di supernova. Questo è un tipico sito, vedete, di formazione stellare, tanto per farvi vedere, no? Quindi prima avevamo le due galassie, adesso immaginatevi una zoomata potentissima dentro una delle due galassie. Tra l'altro, se per caso non l'aveste notato, questa è una galassia M82 famosa, che sta esplodendo, sta buttando materia in su e in giù, diciamo, dovuto appunto a questa esplosione che ci sono all'interno. Qui vedete invece una zoomata in una di queste due galassie, per esempio, e vedete che qui si formano, no? Ciascuno di questi punti luminosi non è una stella, ma è una nidiata di stelle, per così dire, no? E questa è la nube da cui, appunto, la mamma, diciamo, no? L'ambiente materno, diciamo così, delle stelle. Allora, quando scoppia una supernova, succede il pandemonio. Questa è una supernova esplosa nella periferia di questa galassia qua. Voi vedete